Bonjour, colazione dall'aeroporto nella business lounge. È arrivato anche patatone. Ciao Puppetto patatone. La prima volta che siamo in questa business lounge qua a Venezia. E cioè, dovete sapere che quando viaggiate in business c'è tipo un buffet ed è lì e tu vai e ti prendi quello che vuoi, e c'è gente che sta bevendo champagne alle 11 di mattina, non sto scherzando. Secondo me anche prima. Io ci ho fatto anche un pensierino, devo dire. Solo il pensierino, però non ce la faccio, non abbiamo ancora mangiato niente. E abbiamo appunto cioccolata, un po' di dolcetti, un po' di frutta, quella che era rimasta, cioccolata e Puppetto. Io ti ho mandato. Lo so, vergognati, doppia colazione. E stiamo andando a Los Angeles. Passiamo, abbiamo lo scalo a New York e arriveremo tipo lì, per noi sarà pomeriggio, ma qui in Italia sarà sera tardi. E poi a Los Angeles arriveremo, non lo so, tipo 15 ore di volo abbiamo. Se in questo momento sono abbastanza penosa perché ovviamente non mi sono truccata, ma per stare in aereo non mi trucco praticamente mai, è scomodissimo. Poi mi sono portata però le salviettine, qualcosina per pulire il viso, soprattutto per idratarlo, perché in aereo ho sempre la pelle secchissima. E tra l'altro io, cioè, non ho mai brufoli, guardate, proprio oggi, prac, cioè, vabbè. Buon appetito, Puppetto, buon appetito. Grazie. Miam miam. Stiamo andando verso il gate. C'è un sacco di gente. Il sabato prima di Ferragosto viaggiare è un suicidio. Comunque alle 12.30 dovremmo avere il boarding. Non si vede, ma c'è. E andiamo a cercarlo. Stiamo posizionando. Appena ti siedi in business è fantastico perché ti portano lo champagne, non hai neanche il tempo di sistemarti. Infatti io ho tipo, cioè, i cuscini qua e lì c'è lo spazio per le gambe. Qui c'è patato, sta mandando messaggi, patato. Questo è il beauty case che ti danno quando sali. Sto cercando di ripetere a Tomas che non può mettersi in posizione nanna già prima del decollo, però Tomas non capisce. Niente, o quando sarà necessario. Hai ragione. Visto che staremo qua ancora un'oretta, siamo sicuri. Prima di partire, dici, è probabile. Veramente? Ah sì, beh, ma dobbiamo decollare? No, non si vede l'ora. Comunque non è nemmeno l'una, ecco, e dobbiamo decollare all'1 e 25, quindi in realtà abbiamo ancora mezz'ora. Mezz'ora. Nel frattempo abbiamo ordinato il... Cos'è il pranzo? Sì, il pranzo. E io ho preso, a parte che non ci piace praticamente niente purtroppo, e antipasto non abbiamo preso proprio. Chissà com'è la minestra di cocco. Bianca sarà. Sarà bianca, grazie, tu sei un genio. E poi ho preso i ravioli, però senza funghi e senza tartufo, perché non mi piace. E Tomas, ovviamente, neanche a dirlo, filetto di manzo, perché lui se non mangia carne un giorno, eccolo là. Sapevo io che si addormenta, sapevo io che mi faccio 9 ore di volo da sola. Patato. Giocherei a briscole. Eccola di nuovo questa brisca. Non abbiamo le carte. Vediamo il contenuto. Mi sembra di fare quei review, tipo quei review dei tipi che volano in business prima class. Io sono scena anche oggi, veramente ho sto brucolato. Mi sembra di fare quei review in cui vi faccio vedere com'è volare in business o in premium economy, che ne so. Comunque, questo è il contenuto di questo beauty case che ci hanno dato, di questo marchio che forse ho già sentito ma non sono sicura. Allora, e all'interno ci sono Quiet, immagino siano i tappi per le orecchie. Sì, sono i tappi. Dopo c'è, no, hai visto? C'è il colluttorio. C'è collutorio, che non mi ricordo mai dove vadano le doppie. Poi, che cos'è sta roba? Pazzolettini. Poi spazzolino e dentifricio, meno male che c'è perché mi serve. Poi mascherina per dormire. Poi calzini. Hai visto che carini? Non sono brutti i calzini, sono carini. Sono carini. Sì. E poi che cosa c'è? Oh, della Kiehl's, carino. Allora c'è una crema mani e corpo e poi un balsamo labbra. Wow, che carina questa cosa. E la Kiehl's è un brand che io amo, quindi mi fa molto piacere. Hai visto che c'è il balsamo labbra? Balsamo labbra, crema mani e corpo. È di un ottimo marchio, sai? Mi piace molto questo marchio.
Fa finta di essere interessato, in realtà sta già dormendo. Patato, quanto manca al nostro matrimonio? Esattamente, da oggi 2 settimane. Sì! Sei contento, patatone? Io sì. Cioè, tra 2 settimane a quest'ora ci staremo preparando. Eh sì. Ah, che bello, patatino. Questo è il nostro ultimo viaggio da non sposati. Cosa hai detto? Non ripeti? Ai posteri, no? Non ripete. Non sei contento? Dici niente, sei un patato contento? Sei un patato contento? Sì. Ok. Molto contento. Io sono un patato contento della mia patata. Che cretino. Ma scusa, ma io vorrei che chi ci segue ti desse il consiglio se lasciare i capelli che crescano ancora un po' oppure se rifarteli a 6 mm perché sono già cresciuti un po'. Dategli il consiglio perché Tomas è un po' combattuto, non sa bene che cosa scegliere. No, perché praticamente io non so se fare i capelli diciamo un po' più lunghi qua sopra, comunque col gel che stanno in su, o rifarli a 6 mm. Sì, come più corti. A me piace comunque, però forse così più corti forse mi piace un po' di più, ma non lo so, dipende, quello che vuole lui. Commentate e votate. Devo decidere proprio il mio look per il matrimonio, per cui ho ancora, vi dico, in 1 settimana, 2 settimane i capelli crescono quel poco, sì, per poterli fare modificarli un po'. Fateci sapere se lo preferite con i capelli un po' più lunghi o un po' più corti. Grazie. Tomas mi ha rubato gli occhiali. Adesso pretende che io gli faccia una foto. Guardalo, questa è la faccia figa. Quando non ride, ma fa solo questa tipo smorfietta che gli vengono le... Come si dicono? Le fossette. Le zigomi, no. Le fossette. Le fossette. Fa la faccia da figo, pupetto. Che figo. Ok, adesso ti farò anche la foto, patato. Tanto ci stiamo muovendo. Questo già è... È una nota positiva in tutto ciò. Questi sono gli antipasti che non abbiamo ordinato, ma ce li hanno portati lo stesso. È già la terza volta che mi riempiono il bicchiere di champagne. E sto guardando un film con... Poi ci sarà Jack Nicholson, Morgan Freeman. E insomma, deve essere molto carino perché è una commedia, secondo me sarà carino. E niente, buon appetito. Buon appetito, pupetto. Buon appetito. E questi sono i ravioli, li ho presi senza condimenti, enormi questi ravioli. E intanto mi sto connettendo a internet. E Tomas invece ha preso il filetto con pomodorini e cipolle e carote e asparagi. Mi dice che è contento della scelta, bravo. Sicuramente una scelta più azzeccata rispetto ai miei ravioli che fanno veramente schifo. Sembrano buoni anche tu da lontano? No, non sono buoni, sembrano da lontano. Sta arrivando il dolce. Io ho preso la mousse al cioccolato e Tomas il gelato. Vaniglia con mirtilli. Hola, e panna. Buona. Abbiamo dormito un po' e adesso ci hanno portato qualcos'altro da mangiare, però neanche non mi piace niente, infatti non sto mangiando niente. Tomas invece, che mangia tutto, non ha problemi. Non so cos'è. Però lo mangi. Comunque siamo quasi arrivati, in realtà manca ancora 1 ora e mezza e siamo arrivati a New York. Questo è il mio incubo peggiore, ogni volta quando comincio a tremare tutto mi spavento un sacco, ho paura che stia per succedere non so cosa. Sembra che la turbolenza si sia calmata, almeno un po'. Praticamente ci hanno detto che non dobbiamo alzarci fino all'atterraggio, che sarà per circa mezz'ora, perché rischiamo tipo di farci male, perché ogni tanto arrivano tipo dei vuoti d'aria o delle turbolenze forti e tipo se sei in piedi cadi. Quindi questo è... Oh, detesto volare. Adesso sto in faccia. Ogni
ogni volta dico che la prossima volta negli Stati Uniti ci vado in barca, solo che poi non lo faccio mai, però in questi momenti è terribile. Una volta che scendo a terra mi rendo conto che ho esagerato, ma quando sei qua e ti trema tutto e fuori, cioè sotto di te c'è il vuoto, almeno per me, cioè io ho paura. Tomas non gliene frega niente, come al solito, com'è, tranquillo, se ne frega lui, si è fatto pisolino, adesso si è mangiato cioccolatino e adesso fa una partitina qua, non so cosa fai, e dopo siamo arrivati e un altro volo, un altro pisolino. Ho preso due volette di relax. Ah, ecco, nella lounge a mangiare di nuovo. No, meno male che c'è lui che almeno mi tranquillizza un po'. Sto guardando una stupidaggine in realtà, tipo The Kardashians, che non ho mai visto in vita mia. Però speriamo vada tutto bene. Non vedo l'ora di atterrare perché quando trema tutto io sto proprio male, cioè sto male. Signore, per cortesia verificare che le vostre cinture siano lasciate. Vi preghiamo di rimanere sedute per la durata del volo, grazie. È tipo la quarta volta che ci dicono di assicurarci che le nostre cinture siano allacciate e di controllare la sicurezza delle nostre cinture. Cioè. Allora, in questo momento siamo a New York. Sì. In questo aeroporto gigantesco. Sì. Quanta security abbiamo fatto? Tipo 6 ore? È abbastanza. Una roba allucinante. Brutto tempo a New York. Ma che ci frega che noi andiamo in California, c'è sempre il sole. E non solo a California, ma a Beverly Hills. A Beverly Hills? West Beverly, se vuoi proprio saperlo, perché sì, dove c'è la sua serie TV preferita, sì. Beverly Hills. I ragazzi di Beverly Hills andavano a scuola nel West Beverly High School. E noi siamo proprio a West Beverly Hills, quindi. Però la casa, ti dico, dove hanno filmato non era neanche. Cioè dici quella di Walsh. Esatto. Così ho sentito dire. Così mi sa che me l'avete detto voi, mi sa che ce l'hanno detto loro. Quindi. Però siamo sempre in missione per andare a trovare Stallone. Comunque siamo qui per. Noi parliamo di Stallone, quindi siamo qui per Two Faced in realtà. Dovevo andare ad intervistare Jared, il fondatore di Two Faced, che già ho incontrato, ma lui ha avuto tipo un'urgenza dell'ultimo minuto e quindi non ce la può fare. Quello che faremo sarà un meeting con loro, pranzo con quelli di Two Faced, smettila di prendermi in giro. E poi andiamo a fare un giro degli headquarters, quindi della loro sede principale. Sono stata a vedere la sede che avevano prima, 2 anni fa, ma non ho ancora visto quella nuova e dicono che, cioè, ho visto alcune robe online ed è pazzesca, quindi non vedo l'ora. Spero anche di vedere qualche anteprima per voi, scoveremo qualche anteprima, qualche roba in anteprima, così magari vi farò vedere, io tipo segugio, coglierò ogni indizio per voi. A Tomas di Two Faced non ne può fregare di meno, però diciamo che Tomas è in vacanza, perché in molte, sai, mi chiedono ma come fa Tomas ad accompagnarti sempre quando viaggiate eccetera eccetera, come fa? Perché si prende ferie e si usa tutte le ferie che ha sul lavoro, e io per fare questo viaggio ho cercato di combinare le settimane di Ferragosto in cui la sua azienda è chiusa e siamo riusciti, così che riesce a venire con me, quindi cerchiamo sempre di combinare e in un modo o nell'altro ce la facciamo e riesce sempre a seguirmi. In un modo o nell'altro vedremo Stallone. Eccola! Sì. Ce l'ho avuta io questa idea. Il mio idolo, cioè. Non posso più tirarmi indietro, capito? Comunque siamo sopravvissuti al volo da New York, mi sono spaventata tanto tanto tanto, l'atterraggio è stato tremendo, è volato tutto e io mi è venuto da piangere, non ho pianto, però adesso spero che il volo per Los Angeles sia meglio. Incrociamo le dita. Tomas non è d'aiuto perché dorme sempre, quindi. Non è vero, oggi non ho dormito proprio niente. Come no? No. Ma che bugiardognolo! Fa tanto. Ok, non voglio accendere la luce per disturbare gli altri. Praticamente siamo. Non so perché abbiamo aspettato oltre un'ora, non so nemmeno se riuscirete a sentirmi, abbiamo aspettato tipo 1 ora e mezza perché l'aereo decollasse e boh, mi stavo preoccupando un po', non capivo che cosa stesse succedendo. Comunque l'aereo è finalmente decollato dopo 1 ora e mezza tipo che aspettavamo e sto ancora male, vi giuro. E praticamente ha iniziato a piovere e dopo essere decollati
vedevano fuori dalla finestra un sacco di luci super abbaglianti. Io vi giuro, ero convinta che fosse andato a fuoco l'aereo, cioè non ho mai avuto così tanta paura in vita mia. Mi sono messa a piangere, rannicchiata così. Anche Tomas ha avuto paura e guardavano tutti fuori dalle finestre, non capivamo che cosa fosse. E quindi ho chiamato la hostess e mi ha detto di stare tranquilla. E poi ho continuato a piangere, tipo proprio così, ed è venuta lei da me a dirmi di non preoccuparmi, che comunque erano soltanto dei fulmini e un temporale proprio sopra di noi. E comunque di avvertirla se c'è qualcosa, ma di non preoccuparmi, perché appunto erano dei fulmini, ma non è l'aereo che è andato a fuoco. Però siccome fuori è buio, cioè, e piove forte, e ho iniziato a vedere queste fortissime luci fuori e non lo so, cioè era illuminato a giorno e cosa vai a pensare? Cioè pensavo che fosse andato a fuoco l'aereo, cioè ho avuto una paura tremenda e adesso sto proprio male, cioè io detesto volare, cioè detesto, posso prendere tutti i voli del mondo, quello che vuoi, cioè, ma io odio volare, volo perché non mi faccio fermare da niente, però sto proprio male, cioè oggi sto veramente tanto tanto male. Comunque siamo appena partiti, quindi circa tra 6 ore arriveremo a Los Angeles. Al di là della mia pettinatura terribile in questo momento, ma praticamente sono pronta ad andare a dormire, siamo appena arrivati in hotel e sapevo che avevamo una suite, ma non immaginavo così grande, è anche un po' troppo grande. Ve la faccio vedere, faccio una specie di room tour e poi penso che collasseremo. Allora, qui c'è l'entrata e qui un piccolo corridoio. Da questa parte c'è solo la porta comunicante verso un'altra stanza, ma è chiusa. Questo è un tipo una saletta soggiorno con la TV e il divano e una scrivania. Poi qui c'è uno specchio, c'è il mini bar e la vista fuori. Qua non ho guardato, ho visto solo dall'altra parte. E qui si vede un po' di LA. Quindi saletta. E poi da questa parte c'è una porta che adesso noi teniamo aperta. Qui c'è il bagno con una splendida vasca. Lì ci sono io, hello. E qui c'è anche la doccia. Amo il fatto che ci siano due lavandini. E poi da questa parte c'è il letto. Qui c'è un pupetto che si nasconde. Io ti filmo comunque, anche se ti nascondi io ti filmo. Un altro specchio. E quello è l'armadio, adesso sistemeremo tutto quanto. 3 televisori. Sì. Praticamente uno viene e sta tutto il giorno in camera a guardare la TV, questo è il secondo. La vista qua è sui grattacieli downtown. La vedremo meglio domani comunque. E poi da quest'altra parte c'è un'altra saletta, non so quanti soggiorni servano in questo posto, e c'è un'altra saletta con la TV, eccetera, eccetera, eccetera. E l'hotel si chiama W Beverly Hills, W West Beverly Hills, come già vi abbiamo detto prima. Mamma mia, io devo veramente, cioè, rimettermi a posto, perché questa pettinatura, brufolo in fronte e smalto da rifare... È meglio che questo video non lo veda mai nessuno. Comunque, questo è quanto. Tomas invece devo dire è fresco e riposato lui. Cioè, ti vedo bene te. Perché devo dire. Sì, io invece ho avuto incubi, quindi era meglio se non dormivo. E basta. Buonanotte. Penso che daremo la buonanotte adesso. Buenas noches. Buenas noches. Sei già immedesimato nell'area messicana qua. Good night. Ciao. A domani. Ciao. Bonjour, bonjour da... Los Angeles. No, da Beverly Hills. Ah, scusa. Questa è la nostra stanza di giorno. Tara tara tara. In realtà è uguale come la sera. Volevo solo farvi vedere un po' la vista. Ci sono un sacco di casette carine, eccetera. Ma noi adesso andiamo a fare brunch. Sì, più casette carine sono quelle. Boh, le mostriamo dopo, fame. Scusa. Tomas è già vestito perché lui al Beautycon non ci viene, quindi Tomas è già vestito per andare a fare palestra e noi adesso andremo
a fare il brunch, perché la colazione è... praticamente siamo al buio qua, bellissimo. Ok, perché la colazione la fanno entro le 10, invece adesso tipo l'una qua, e in Italia sono le 10 e mezza quasi, qua invece è quasi l'una e mezza, quindi adesso andiamo a mangiare qualcosa. E chissà cosa mangeremo adesso, già mi immagino qua, aiuto. Questo è il ristorante dell'albergo, laggiù c'è la piscina. Stiamo aspettando di sederci. Ma ho preso le uova alla Benedict, che non ho ben capito che cosa siano, tipo un toast con le uova e l'insalata. E io ho preso le patate al forno con prosciutto. E poi abbiamo preso anche dei dolcetti assieme, che stiamo già finendo. E siamo a bordo piscina, è davvero bellissimo. Buon appetito, pupetto. Buon appetito. Eccoci, sono arrivata al Beauty Call. Wow. Questo è il pass che mi hanno dato. Vediamo un po'. Siamo alla ricerca di trucchi, alla ricerca degli stand dei trucchi. È gigantesco qua e io non ci sto capendo niente. Oh, ok, questa è la borsa e tu poi vai in giro e fai la spesa e te la riempi. Grande. Beh, qui c'è il nostro malloppo, ovvero la borsetta del Beautycon, con un sacco di prodotti, una t-shirt, una bottiglia d'acqua e prodotti di cui non ho mai sentito parlare prima, a parte alcuni, ma interessante. Ho preso alcune maschere che voglio farvi vedere in un video, soprattutto questa dorata, e poi c'è l'altra che fa le bollicine, che è anche molto interessante. Vedremo un po' come sono. Comunque c'è un sacco di roba interessante che vi farò vedere. E basta, sostanzialmente questo è quanto. Mi aspettavo qualcosina in più, devo dire che 2 anni fa era più bello secondo me. Boh, non lo so. Questa è la parte dedicata ai talenti, in realtà poi c'è tutta un'altra parte molto più grande, dove tipo mi hanno detto che ci sono file di 40 minuti per farti dare un campioncino. Non mi interessava, volevo vedere novità, che cosa c'era, roba più carina. Mi sono fatto un paio di foto sia qua dietro sul pink carpet che laggiù, se lo vedete c'è una specie di poster con le ali, quindi ho fatto la foto anche là. E sostanzialmente questi sono gli stand dove ci hanno dato i prodotti, ci hanno spiegato che cos'è. Sì, abbiamo preso anche la Silly Sponge, cioè queste tipo delle spugnette fatte di silicone per applicare il fondotinta. Anche queste vi farò vedere come sono. Ah, che figa, è una Torre Eiffel tutta rosa. Questa invece è la parte non dedicata ai talent, non dedicata agli youtuber, quindi la parte dedicata al pubblico dove vendono prodotti. E wow, questa è davvero carina, eh? Poi lì c'è NYX, ma hanno già smontato tutto, almeno così sembra. Che carina. Sono tornata dal mio pupetto, che nel frattempo si è allenato in hotel, perché praticamente... Nella palestra dell'hotel. Nella palestra dell'hotel, eh beh, certo. Perché praticamente non mi hanno dato il biglietto per il Beautycon per nessun altro, solo per me, e quindi non ho potuto portare il pupetto. E quando gli ho detto che doveva comprarsi $50 di biglietto per venire a vedere roba di trucchi, mi fa, ma anche no. E quindi è andato in palestra qua. E adesso stiamo uscendo. Comunque adesso stiamo andando all'Hard Rock Café e probabilmente ci sarà da aspettare un sacco. Quindi intanto ci faremo anche un giro per Hollywood. Siamo a Hollywood. Yes. E la pazzia è tutta qua. Qui c'è di tutto. E qui ci sono le stelle. Ci hanno già dato il coso. Dobbiamo aspettare che ci chiamino per la cena e andiamo solo a cercare un bancomat, visto che c'è Louis Vuitton. Interessante, qui c'è Mac. Chissà se sono ancora aperti. Stiamo decidendo che cosa prendere. Tomas penso che andrà sul cheeseburger. Io invece penso che prenderò
Lo so che è l'hard rock, non prendere hamburger è veramente un'offesa, ma penso che prenderò i mac and cheese con il pollo e un cocktail. Un cocktail che non li trovo più, ma c'erano. Questo qua. È arrivata la pappa, questi sono i miei mac and cheese con pollo grigliato. E lì ci sono le patatine con il cheeseburger. Miam. Mi sono un po' pentita di non aver preso anch'io. Posso prendere una patatina? Posso prendere una patatina? Tuk tuk tuk. Miam. Buone. Buone buone. Questo invece è il nostro dessert. Io ho preso la torta con l'Oreo, non so come si dice. La fetta devo dire è parecchio grande, ma il dessert di Tomas batte tutti. Che cos'è poi? C'è la torta alle mele al forno con gelato alla vaniglia. Sembra buono. Auguri. Io prendo sempre più. È vero, io mi pento sempre poi che non prendo quello che hai ordinato tu. Niam.